Altezza superiore all'1,90, gara questa che vive sul passaggio di Ronald Schumann, 22,60 in genere il suo split a metà gara. Lunga! 0,65, sì. Il più veloce al via è sempre lui. Nitling non vuole far andare via il compagno di squadra, è partito veloce Pippo che a sua volta non vuole lasciare troppo spazio agli avversari. Terza corsia in alto, attenzione, non perdiamoci d'animo perché questo è normale che accada. Prima vasca con Schumann davanti e Nitling a seguire, 22-42, mamma mia! Filippo Magnini quarto a 23-14, in linea con una grande possibilità col suo ritorno. Viene su, terza posizione per Filippo, forse seconda addirittura. Va a riprendere Schumann, è secondo e va a riprendere Schumann Filippo Magnini. Mamma mia, reggi, tieni Filippo, tieni che vai a prenderti l'argento e forse di più. È oro, è medaglia d'oro per Filippo, ma non è pena, è una cosa che fa veramente bene. L'abbiamo visto carico, voleva vincere una medaglia, l'ha vinta. È la gara di Filippo, quella gambata è irresistibile anche per i due sudafricani, campione del mondo. Non ci credo. Io sì. Questa è la vittoria più incredibile degli ultimi anni. Sì, senza dubbio, nella gara regina con un tempo straordinario, Pippo Magnini 48-12, campione del mondo. Record dei campionati del mondo, mai nessuno ha vinto con un tempo così un mondiale, mamma mia. È la seconda prestazione mai nuotata dopo il primato di Peter van den Hogenbarg, con una rimonta davvero straordinaria, primi 50 metri arrembanti, distacco considerevole, poi questo capolavoro nei secondi 50. Messi dietro i due sudafricani, argento e bronzo, addirittura fuori dal podio l'Esak Dragania. Che gara! È una gara peraltro di uno spessore infinito con Schumann.